Ciao a tutti e bentornati sul canale. Questo è il primo video dell'anno del 2021. Sono tornato al Gran Sasso nel versante Teramano, quindi sono praticamente nel territorio di Prati di Tivo. Guardate, dietro di me è stupendo il Pizzo di Intermesoli e il Monte Corvo sono completamente innevati, per non parlare del Corno Piccolo e Corno Grande, che però per il momento sono un po' in ombra. La puntata di oggi si svolgerà dentro il bosco. Andrò alla ricerca di qualche fotografia molto così particolare. Ho con me le ciaspole, per cui quella di oggi sarà anche un po' una giornata un po' faticosa. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, attivate le campanelle, così rimarrete aggiornati su tutte le prossime avventure escursionistiche e fotografiche. Magari mettete un like subito qui all'inizio del video, così non vi dimenticate dopo la fine. Rimanete con me perché oggi davvero sarà una giornata entusiasmante. E il piano di oggi è quello di attraversare qui il bosco della Schiero. Questo è un bosco che voi conoscete. Sono venuto qui più volte durante l'anno, specialmente nel periodo primaverile, tardo estivo e autunnale. Ricordate sicuramente qualche video che vi lascio qui sopra nella scheda. Questo è un bosco incredibile. Siamo a circa 1500 metri di altezza, sopra Prati di Tivo, praticamente alle pendici del Corno Piccolo. Il Corno Piccolo si trova proprio lì, dove c'è il sole e ci sono delle nuvole. Io pensavo di entrare tra poco dentro il bosco per cercare qualche composizione così nella neve, anche se in realtà l'ambiente non è proprio quello che mi aspettavo. Ha nevicato tanto perché vedete, insomma, è circa 1,5 metri di neve al suolo, però ha nevicato qualche giorno fa. Un po' il vento ha già tolto la neve dagli alberi, per cui magari un po' di interesse si è perso. Tra l'altro, la fotografia ha a che fare con la luce, per cui dovrò entrare nel bosco e cercare dei punti ben esposti e ben illuminati, altrimenti nel bosco con questa ramaglia così potrebbe essere tutto un po' confuso e sarà difficile cercare la fotografia, la composizione più bella. E si stanno formando anche delle nuvole in alto, per cui vorrei prima fare un'esplorazione dentro il bosco, vedere un po' com'è la situazione, poi comunque raggiungere Cima Alta. Cima Alta è quel posto dove si vede il Corno Grande e il Corno Piccolo in lontananza, anche se purtroppo lì il sole, insomma, sarà un po' difficile da gestire perché proprio davanti a noi sarà un forte controluce, però insomma vediamo che cosa esce fuori. La giornata di oggi è davvero incredibile, c'è molto sole e la temperatura, insomma, è più che buona, considerando che siamo qui immersi in questo paradiso di neve. Thank you.
E la scelta del sentiero poi alla fine è stata obbligata, perché poco sotto c'è una curva e ho notato, insomma, che la traccia del sentiero che sto seguendo virava un po' dentro il bosco per tagliare il tornante. Il tornante che ho tagliato è proprio quello da cui invece parte il sentiero per entrare nella città di pietra, che si trova praticamente dentro questo bosco. E quindi la scelta per me è stata, insomma, obbligata. Ho seguito il sentiero che risaliva proprio lì, dove c'è quel divieto di sosta che onestamente qui fa anche un po' ridere in questo momento, e si risaliva un po' dentro a quegli alberi molto caratteristici. E tra circa 10 minuti, seguendo questa via, arriverò alla Sella di Cimalta, la piana del laghetto, dove sono stato più volte durante gli anni, insomma. E lì sceglierò un po' il punto per la fotografia di oggi. Devo dire che la neve è abbastanza compatta qui sul sentiero, però uscendo poco fuori, insomma, è ancora piuttosto friabile. Infatti ha nevicato 2 giorni fa e la temperatura inizia un po' a scendere, anche perché comunque siamo saliti un po' di quota. Vedo che c'è un po' di neve anche sopra gli alberi. Vediamo che cosa ci aspetterà un po' più avanti. Quindi io alla fine ho ricambiato il mio programma, sono arrivato qui sul crocifisso, nei pressi del crocifisso di Cima Alta, così si chiama questa località, e il corno grande e il corno piccolo praticamente sono coperti, c'è giusto la cima là che spunta dalla nuvola, ma fare la fotografia in quella direzione praticamente è impossibile perché c'è proprio il sole davanti e non c'è, insomma, non si può. E la temperatura sta scendendo e, insomma, qui in cresta c'è anche un po' di vento e si percepisce ancora di più il freddo. Poi, stando fermi, insomma, bisogna che mi devo sbrigare a cercare un po' la composizione di oggi, anche perché il sole va e viene. Comunque credo che da quella parte sia davvero molto interessante. Quello si chiama il Montagnone. Posizionato il mio cavalletto proprio qua sul punto quasi più alto di questa collina, questa zona di Cima Alta, e il mio interesse è il Montagnone, proprio quella montagna lì, così si chiama, un nome particolare, ma così è. E in questo momento è l'unica cima, l'unica montagna dei dintorni che è ben esposta, per cui credo che andrò a stringere un po' con 50 mm, se no monterò il teleobiettivo. E ci sono delle belle nuvole in fondo, l'esposizione è abbastanza interessante, ma bisogna essere veloci perché la luce cambia veramente in pochissimi secondi. Forse bisognerebbe montare il filtro graduato per esporre bene il cielo e un po' il terreno, però non vorrei, insomma, magari romperlo o perderlo, perché qui la condizione è un po' di emergenza, per cui cercherò di andare a studiare bene l'esposizione, magari andare a cercare il dettaglio della luce in fondo e cercando appunto di limitare l'uso di filtri in questa condizione. Questa è la fotografia di paesaggio, bisogna veramente adattarsi alle condizioni che troviamo sul posto, non è possibile prevederle.
poco ho lasciato la croce di Cima Alta lì dietro e mi sto rincamminando verso la strada che porterà alla macchina. E dietro di me la condizione è davvero spettacolare, guardate, c'è quel vapore che sale dalla valle di sotto che crea questa condizione davvero... È davvero bella, però purtroppo la fotografia è difficile. Ho cercato di realizzare qualche punta e scatta con delle impostazioni così al volo, perché adesso riaprire il cavalletto qui è un po' complicato. È molto freddo, per cui bisogna essere molto veloci. E c'è questo stranissimo fenomeno che si sta creando lì sulle creste del Corno Piccolo, con praticamente il profilo della montagna che si proietta sulla nuvola retroilluminata. Non avevo mai assistito a qualcosa del genere. Ho cercato di fotografarlo, ma non so se sono riuscito nell'intento. Da questa parte invece è un punto molto particolare per me, perché è una foto che ho realizzato circa 3 anni fa sotto una nevicata molto, molto intensa, con questi faggi coperti di neve come delle palline, davvero molto belli, e c'era un sentiero che correva in mezzo al bosco e andava verso il rifugio di Cima Alta. Vi metterò sopra nel video una foto realizzata all'epoca e una foto realizzata oggi per vedere un po' la differenza, e poi mi affretterò a tornare alla macchina, che la temperatura sta davvero scendendo sotto lo zero. Camminando un po' nel bosco ho raggiunto questo curvone dove praticamente questa mattina ho tagliato per andare su nel bosco e raggiungere Cima Alta. E da qua la situazione è quella che vedete, cioè lì il Corno Piccolo che spunta tra gli alberi, quindi ho deciso di tirare fuori il cavalletto. Qua sono in una situazione un po' più protetta, cerco di effettuare una esposizione lì sul Corno Piccolo, la cresta innevata, quasi congelata. È davvero molto bella, certo la situazione è molto particolare perché siamo con un forte controluce, quindi dovrò insomma effettuare alcune prove. Ho montato il teleobiettivo, quindi cercherò di spingermi molto lontano sulla montagna. Vedete, lì ci sono delle guglie che stanno lì, si stagliano sul bianco delle nuvole, e forse c'è un po' di neve che si sta polverizzando. Forse con il teleobiettivo si riesce a cogliere questa scena. Anche in questo caso purtroppo non c'è una formula magica per le impostazioni, bisogna andare per tentativi, cercando di sapere quello che abbiamo in mente, cercando di raggiungere il nostro obiettivo. Quello che vorrei fare è esporre bene sicuramente la parete del Corno Piccolo. Timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. E anche l'avventura di oggi ormai volge al termine. Ho raggiunto Cima Alta, la croce di Cima Alta, ad una quota di circa 1600 metri. Niente di eccezionale, però in cresta oggi c'era un po' di vento e la temperatura era abbondantemente sotto zero, credo intorno a meno 5 gradi. Ed io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, una giornata particolare, diversa, immersi in questa neve, in questa bellezza del Gran Sasso,
in questi primi giorni del 2021, che spero davvero sia normale rispetto all'anno appena trascorso. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate le campanelle e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!